Ciao Leonora, grazie per avermi invitato a un aperitivo com. Io sono Nick Simon e ora rispondo alle vostre domande sul mio nuovo singolo Ecuador. Salut! Iniziamo con le domande. Prima domanda. Ecuador è il mio ultimo singolo, scritto durante la quarantena. È nato per allegrare gli animi? Qualche fan ti ha scritto se ci sei riuscito? Sì, certo, molti fan mi hanno scritto con entusiasmo. È evidente che la mia nuova canzone Ecuador sta rallegrando gli animi in questo periodo difficile. Difficile perché? Perché con questo coronavirus e lockdown e via di seguito la musica si è fermata e naturalmente non possiamo fare concerti. Una domanda. Anche gli altri tuoi brani sono principalmente allegri. Pensi sia indispensabile oggi dare positività con la musica? Penso di sì. La musica è un metodo per trasmettere emozioni alle persone e per allegrare le persone, che fa sì che le persone, quando sentono la musica, cominciano ad avere più voglia di vivere e più voglia di fare. Cosa pensi invece di chi con la musica porta solo messaggi superficiali o istiga violenza e delinquenza? Ma credo che la musica abbia un senso di libertà e chi approfitta della musica come mezzo di istigazione alla violenza o altro non sia di buon esempio, specialmente ai giovani d'oggi. C'è un cantante o una band italiana con la quale ti piacerebbe collaborare? In passato il mio idolo era Julio Iglesias, mi sarebbe piaciuto molto collaborare insieme. Oggi anche se oggi insomma le cose sono cambiate e la musica è cambiata, comunque rimane sempre un idolo, il mio idolo. Domanda, ci accenni un brano di questa band o cantante? Prima però mi schiarisco la voce. Alla salute. Quella che mi posso ricordare come canzone è La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, ma tu senza di me niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrampi sei ancora più bella, e così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sei d'un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà, per 5 minuti non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Domanda numero 6. Quali sono i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri sono concentrati sulla musica e sul nuovo tour 2021, un tour nazionale che partirà in giugno. Nel frattempo mi sto dedicando a un nuovo progetto per un nuovo album. Domanda numero 7. Ci dai 3 motivazioni per le quali seguirti? Sono molto attivo sui social, quindi ho sempre novità e contenuti nuovi riguardanti la mia musica. Compongo e canto musica adatta a tutte le generazioni. Mi ritengo una persona simpatica e umile. I fan che mi seguono lo sanno e mi supportano ad ogni concerto e cantano con me. Questa è una cosa, secondo me, positiva dell'artista. Domanda numero 8. Un messaggio speciale che vuoi regalare ai tuoi fan? Il messaggio speciale che voglio regalare ai miei fan è che li ringrazio per la stima e per la pazienza che hanno nel seguirmi ormai da anni. Ed è un grazie a loro che continuo a fare musica e portare avanti tutti i miei concerti e tutta la mia storia musicale. E li voglio ringraziare di nuovo. Bene, siamo arrivati alla fine. Un saluto a tutti
e grazie ancora ad Eleonora, e un brindisi in suo onore. Viva Eleonora! Sì, signor.